Buona domenica e bentornati a questo appuntamento con le novità a fumetti della settimana. Una settimana non particolarmente ricca di uscite, ma ne ho approfittato per fare un po' di recuperi manga. Come al solito li trovate a fine video. Comunque, iniziamo con la DC, di cui non ho nessun fumetto. Perché? E luglio è uno di quei mesi che, a causa del calendario, cadono con 5 uscite per Panini e normalmente, quando succede questa cosa, Panini non fa uscire quasi nulla nella prima settimana. In realtà, un paio di uscite che mi interessavano c'erano, due volumi, che però non ho trovato in fumetteria, anche se sul sito li ho visti, però non ho chiesto, non avevo voglia. Comunque, probabilmente ve li beccherete settimana prossima. Quindi passiamo direttamente alla Marvel, dove almeno qualcosina ho trovato. Marvel's X, uno spillato particolare nel solito strambo formato di una storia a 3 euro. Cos'è Marvel X? È fondamentalmente un prequel alla storica serie Earth-X Terra X, serie che fra l'altro vedete tutti i giorni nei video qui. A distanza di, penso, praticamente 20 anni, Alex Ross e Jim Kruger rimettono mano alla loro creazione realizzando questa storia. Fra l'altro Panini a breve dovrebbe rieditare il cofanetto di Earth-X, questa volta in due volumi. Trovate la pubblicità all'interno dell'albo, fra l'altro. Cos'era Earth-X? Fondamentalmente una sorta di futuro possibile del Marvel Universe in cui tutti gli umani hanno sviluppato superpoteri e ovviamente la società è diventata una terribile distopia di violenza e depressione. Se le vecchie storie erano realizzate con John Paul Leon per la prima serie e Dougie Kroger per la seconda e la terza, qui ai disegni troviamo invece Well-B, che non so chi sia, un'ape? Non lo so. Comunque, oltre al primo capitolo c'è anche una ricca serie di anteprime e sketch, e devo dire che è interessante. Ora, ovviamente sono combattuto se comprarmi tutta la serie o aspettare che inevitabilmente esca in volume. Non lo so, sinceramente. Penso che la leggo, vi faccio sicuramente un colazione a fumetti a proposito e poi decido che fare a questo punto. Seconda e ultima uscita Marvel della settimana, abbiamo Excalibur, ovvero il primo volume di una delle nuove serie del rilancio dei mutanti di Jonathan Hickman, Dawn of X. Questa serie è scritta da Tini Howard ed è disegnata da Marcus Toh e all'interno troviamo le avventure di questo particolare team di mutanti in storie dal sapore piuttosto misticheggiante, almeno da quello che ho visto sfogliando il volume. Tra i protagonisti, Apocalisse con il suo nuovo nome che non si può leggere, più un team piuttosto variegato. Dalla copertina possiamo vedere Gambit, Jubilee, Rogue, un tizio che non so chi sia e la nuova Capitan Bretagna che temo sia Psylocke. Non lo so, devo leggerlo. In ogni caso all'interno troveremo il vecchio Capitan Britannia, Brian Braddock, ma anche il loro folle fratello Jamie Braddock, uno dei mutanti più potenti in assoluto con il potere di alterare la realtà, smanacciando nei fili. In ogni caso il volume contiene i primi 6 capitoli di Excalibur, sono un bel tot di pagine, non vi so dire quante perché ovviamente Panini da anni ormai non mette più il numero tra le pagine, e costa 16 euro, così a occhio penso siamo sulle 140 pagine. Potrebbe benissimo essere una delle serie più interessanti del rilancio, come una delle meno, non lo so, vedremo. E probabilmente ve ne parlerò in un colazione a fumetti appena lo leggo. Quindi fine Marvel, passiamo ad altri volumi americani, anche qui non così tante uscite. Cominciamo con un volume piuttosto atteso. Per Saldapass esce Godzilla, la guerra dei 50 anni, un volume in grande formato, è lo stesso dei volumi prestigiosi di Saldapress, ad esempio quello di Murder Falcon o delle ristampone di Alien. All'interno troviamo i 5 capitoli della miniserie Godzilla The Half Century War, scritta e disegnata da James Strock. Gran bei disegni, appaiono tutta una serie di mostri classici, da Mothra fino a King Ghidorah. Davvero molto molto interessante, anche se devo dire che ha un serio problema di prezzo, perché sono comunque 24,90€ per 136 pagine, che non è certo a buon mercato. Ora, è un volume singolo, ci può anche stare, fosse una serie di volumi magari anche no. In ogni caso direi che è un ottimo candidato anche lui a un colazione a fumetti quanto prima, quindi ne parleremo in modo più approfondito sicuramente lì. Il protagonista della storia in ogni caso è il tenente Ota Murakami, che incontra Godzilla per la prima volta alla sua prima apparizione e per 50 anni continuerà a combatterlo fino, immagino, a un finale infelice, ma vedremo. Secondo volume USA della settimana,
Chrononauts Future Shock. È la seconda storia di Chrononauts, una vecchia miniserie di Mark Miller che, come potete immaginare dal titolo, tratta di viaggi nel tempo. Della prima non ho grandissimi ricordi, sinceramente, ce l'ho in libreria e l'ho letta a suo tempo. Riguardava comunque due fratelli che facevano casini qua e là nello spazio-tempo. Se nel vecchio volume viaggiavano indietro nel tempo, in questo viaggeranno in avanti e immagino faranno altri casini. Sono curioso, alla fine i fumetti di Mark Miller li compro quasi tutti perché mi affascina il personaggio. È un po' ad oggi il più grande tresciaro del mercato USA, scrive sempre storie piuttosto cacciarone ma con ottimi disegni, per cui ci sta. In questo caso i disegni sono di Eric Canete, sinceramente non mi ricordo se è lo stesso del volume precedente, dovrei andarlo a recuperare ma non mi pare il caso. Se volete ve lo scrivo nei sottotitoli. Poi passiamo a Bonelli. Due uscite, la prima, la più attesa, è ovviamente Dylan Dog 406, l'ultima risata. È il numero attesissimo che chiude il ciclo di Dylan Dog 666, storia di Roberto Vecchioni, disegni di Corrado Roy, copertina di Gigi Cavenago. Che dire, ovviamente ne parleremo a brevissimo in colazione a fumetti, vi ho parlato di tutti i numeri del ciclo e quindi aspettatevelo prestissimo. È un gran bel numero, ma ho delle cose da dire. Come sempre i disegni di Corrado Roy sono su un altro pianeta, varrebbe la pena comprarlo anche solo per quello, ma come detto ne parliamo più avanti. Poi, sempre Bonelli, ho trovato Devil's Head 5. Sinceramente non so quando è uscito il 5, in teoria è già uscito il 6 ma non l'ho trovato, ho scritto la fumetteria, gli ho detto di tenermelo da parte quando arriva o torna o se c'è, boh. In questo numero cambia un'altra volta il disegnatore e su testi di Tito Faraci troviamo Werther Dell'Edera. Werther Dell'Edera che si occuperà comunque anche del prossimo numero. Ora, di Devil's Head in realtà devo ancora leggere il 3 e il 4. I disegni di Stano non mi prendevano molto e quindi li ho lasciati indietro. A sto punto aspetto che arrivi anche il 6 e me li leggo tutti insieme. Sinceramente non mi ricordo se ho fatto un colazione a fumetti a proposito. Sicuramente una volta che riesco a mettere le mani sul 6 ve ne faccio uno finale su tutta la serie. Manga, non ci crederete, ma anche qui poche uscite anche per i manga. Sono arrivate le novità Star Comics, ma nessuna delle serie che faccio è uscita e quindi nulla. Quindi, Planet Manga, l'Immortale Complete Edition, volume 6. Bello, come sempre, è una serie che mi ero fatto sfuggire a suo tempo, sono contento di riuscire a recuperarmela. Testi e disegni sono di Roaki Samura e sono sempre più belli di volume in volume. Se amate le storie di samurai, è un'edizione da non farsi sfuggire, anche se c'è chi si lamenta per il taglio delle tavole, ma come avevo fatto notare, anche l'edizione precedente era tagliata in modo diverso, ma sempre tagliata, per cui boh. Passando a J-Pop, intanto il secondo volumone del Bisturi e la Spada. Una storia ambientata nella seconda metà del 1800 di Osamu Tezuka. Protagonista Rionan Tezuka, presunto antenato dell'autore, non so se sia effettivamente reale o no, che era un medico. In teoria è una delle opere più significative di Tezuka. Il primo volume in realtà non l'ho ancora letto, ma lo sapete, non riesco a farmeli sfuggire i fumetti di Tezuka o Tezuka. Mi piace di più quando leggo Tezuka o Tezuka, fatemelo sapere nei commenti, ma sono contento di non farmeli sfuggire. Poi, ultimo manga in realtà della settimana ufficiale, una novità J-pop, La Via del Grembiule 1. Lo Yakuza casalingo. La settimana scorsa ho trovato nel sacchetto della fumetteria una preview di questo fumetto e l'ho trovata assolutamente esilarante. Fondamentalmente il protagonista è un ex criminale, tutto tatuato, che ora fa il casalingo e viene ovviamente fermato dalla polizia, ma in realtà pare essere diventato una brava persona. Ora, il primo capitolo l'ho trovato simpaticissimo, non so come andrà avanti l'opera, in ogni caso il primo volume l'ho preso, lo leggo e, indovinate un po', ve lo porto in colazione a fumetti, perché mi incuriosisce un sacco. E poi lui, diciamolo, è proprio un figo. Dite che dovrei farmi un tatuaggio da Yakuza, tanto anche se vado in Giappone le terme non le faccio perché mi fanno schifo, per cui... Bene, pensate sia finita, ma invece no, perché, come ho detto, ho fatto un po' di nuovi recuperini manga, quasi tutti numeri 1, tranne uno, ovvero La Regina d'Egitto, L'Occhio di Horus, volume 2. Ora, perché non l'avessi comprato, non lo so, il primo volume mi era piaciuto molto, anche se non ero certo di continuare, in effetti. In ogni caso, gran bei disegni, la storia era a suo modo particolare e interessante, e quindi mi sono detto, compriamoci anche il 2, il 3 non dovrebbe essere ancora uscito, ma dovrebbe arrivare a breve. Poi, non giudicatemi, ma ho preso numeri 1 quasi a caso. Il primo è I dipinti maledetti di Aci, che mi sembra una sorta di shonenazzo in cui una bambina dipinge dipinti col suo sangue e uno schizzo che ha fatto diventa vivo, anche se lei non lo vede, ma da quello che ho capito poi lui cresce e diventa una persona vera, tipo Pinocchio.
No, non lo so, sinceramente lo sono sfogliato per ora. Lo scopo del protagonista, Loki, dovrebbe essere recuperare e distruggere i dipinti fatti della ragazzina, che non so nemmeno se sia viva o morta a quel punto della storia. I disegni mi sembrano molto bellini, la serie è arrivata credo al numero 7 in Italia e sono usciti nel corso di un annetto. Il primo numero me lo leggo volentieri, alla fine costava soltanto 4,90€, ci stava, ha pure la sovracoperta. Un'edizione così a questo prezzo, solo Star Comics. Poi, per Panini, mi sono acquistato finalmente il primo volume di Banana Fish. Lo osservavo da un sacco, ma non mi ero ancora deciso a cliccare sul tastino di Amazon. È una storia super classica, un fumetto di culto, fondamentalmente. Direi che una possibilità, almeno al primo volume, è da dargliela. Super particolare l'edizione, con tutte le pagine gialle di lato. Formato gigante, come è un po' gigante anche il prezzo, 18€ a volume, anche se va detto che sono un sacco di pagine, non vi so dire ancora una volta quante, perché Panini non mi mette i numeri nemmeno nei manga, in cui le tavole hanno tutto lo spazio per metterli, vabbè. Comunque, è scritto da Akimi Yoshida, sinceramente sono curioso di leggermelo. In realtà ho un po' paura che mi piaccia e poi di dovermi acquistare tutti e 10 i volumi e sono 180€, ne farei anche a meno in realtà, però se è bello, vediamo. In ogni caso lo recupererò lentamente, con calma. Credo che in Italia debba uscire il 6°. In ogni caso è una nuova edizione, la prima era già uscita completamente, credo. Poi, passiamo a J-Pop. Mi sono acquistato il primo numero di Goblin Slayer, un manga tratto da una light novel, come molte opere oggi. Ho visto, credo, un paio di episodi della serie TV e l'avevo trovato interessante, anche se poi non ho proseguito la visione. La storia originale di Kumo Kagyu, il manga di Kosuke Kurose. Fondamentalmente è ambientato in un mondo fantasy in cui le cose però sono molto realistiche e gli eroi che si infilano nei dungeon a uccidere i mostri fanno spesso una pessima fine e quando gli va bene vengono uccisi. Quando gli va male, lasciamo stare. Il protagonista è questo misterioso uccisore di goblin che vedete in armatura, di più non so perché appunto non ho seguito la serie. In ogni caso il primo l'ho preso, vediamo com'è, se mi piace eventualmente piano piano mi recupererò anche gli altri. Ultimo fumetto, un'edizione super speciale, Land of Lostrows 1. Per la prima edizione J-Pop ha fatto questo cofanetto lussuosissimo che tra l'altro costa solo 7,50€ e all'interno contiene ovviamente il manga, che però presenta una sovracoperta speciale tutta lustrollosa, ma anche una seconda sovracoperta che è, credo, quella regolare, e infatti presenta anche il prezzo. Anche questa è sbrilluccicosa, non so se si nota in cam, e poi sotto ovviamente c'è la copertina normale che è uguale alla sovracoperta ma in bianco e nero. La storia è ambientata in un mondo futuro dove le pietre preziose sono diventate vive e hanno fattezze umane e sono in lotta contro i seleniti che arrivano dalla luna e vogliono usare i loro corpi per farci delle armi. Il protagonista è tale Foss, che è troppo debole per combattere ma non vuole stare in seconda linea. Sinceramente interessante. Comunque non finisce qua il contenuto di questa edizione speciale, ci sono infatti anche tutta una serie di illustration card in edizione limitata che completano il cofanettino. Ora, mi piace molto l'edizione, in realtà questo si guarda così, ma c'è un problema, quando mi fanno queste cose io poi non so come metterlo in libreria. Cosa ci metto? Il cofanetto? Ci metto il volumetto con la cover limitata? Oppure ci metto il cofanetto con la cover classica che sta sicuramente meglio insieme agli altri numeri? Non lo so. Comunque lo ricompongo e direi che lo leggo e magari vi faccio sapere qualcosa, questo sembra particolare quantomeno. E con questo direi che è davvero tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che se volete sostenere il canale potete acquistare i fumetti su Amazon, vi lascio i link in descrizione, e se vi va mi aiutate a mandare avanti la baracca. In ogni caso, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo, iscrivetevi al mio importantissimo canale Telegram, mi manda una notifica ogni volta che c'è un video nuovo così non ve li perdete. Se volete seguitemi anche sul sito Viola, trovate il link in descrizione, sono in live tutti i giorni alla mattina alle 8:30, ma potenzialmente potrei cambiare orario o comunque fare delle altre live di test per vedere come funziona. Al momento gioco a videogiochi, nella fattispecie voglio iniziare Batman Arkham Asylum e fare tutta una run, ma nel frattempo ovviamente rispondo a tutte le vostre domande sui fumetti e ne parliamo in generale se vi va. Ultima cosa, sono anche su Instagram, seguitemi, vi mando storie di quello che faccio e in più vi faccio vedere le copertine di tutti i fumetti di cui parlo in colazione a fumetti. Con questo è davvero tutto, ciao! Tutta lustrollosa. Che non riesco a togliere. Ah.
ma anche una seconda sovracoperta che è, credo, quella regolare.